Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Io bene, bene. E tu sei in ripresa, dai. In ripresa, sì. Brutto malanno la di mia stagione. Sì, ha beccato anche me. Però ci sono, la mia voce c'è, anche se non è proprio perfetta. Ma chi se ne importa? L'importante è che ci sia. Quindi, insomma. Oh, grazie. Poi, come dire, ci sono certe presenze che ti ritemprano, è vero? Sì. Te la fanno tornare la voce anche quando non c'è. Io quest'oggi voglio essere ritemprata. Sì. E quindi a maggior ragione. A chi hai chiamato per farti ritemprare? Abbiamo chiamato la nostra cara amica Marigina Fratalocchi. La presidente del Movimento per la Vita di Pescara. Ciao Marigina, ciao. Come stai? Ciao a tutti, un saluto a voi e a tutti gli amici di Radio Speranza. Io ti ho voluto fortemente oggi. Sì, è vero, me l'ha chiesto. Gliel'ho chiesto espressamente perché mi devi raccontare, anzi ci devi raccontare, la cena di beneficenza avvenuta sabato, a cui io dovevo essere presente, ma sono stata frenata da questa influenza, quindi ora me la devi raccontare un po'. Direi non che solo una cosa cena. È successo? È vero, Marigina, non solo cena, vero? Non solo cena, no, assolutamente. Diciamo che è tradizione del Movimento per la Vita di ritrovarsi in occasione del Natale con i soci, i conoscenti, gli amici del Movimento, per la festa degli auguri, no? A cui noi sempre abbiniamo la cena di solidarietà con la lotteria. Sì. Però mentre gli altri anni abbiamo fatto cena e lotteria, quest'anno abbiamo voluto uno spettacolo culturale che tutta la serata fosse all'insegna di uno spettacolo culturale. Bellissimo. Che avesse come tema al centro la vita. Ed infatti abbiamo avuto con noi un relatore d'eccezione, il professor Giovan Battista Benedicendi, che ha parlato, il tema della sua conferenza è stata la natività nell'arte. Beh, bellissimo il tema, sì. La natività nell'arte, quindi... Cosa devo dire? È un modo divino di pensare alla vita, no? Un modo splendido di pensare alla vita. Sì, perché la vita è un'opera d'arte. Ci ha fatto fare un vero e proprio viaggio. Almeno io mi sentivo su una nave, praticamente, salpata in mezzo al mare. Ecco, Massimiliano, allora, visto che tu eri presente, sia tu che Marigina, ovviamente, mi puoi raccontare, tu hai detto che è stato un viaggio, sì, lo posso capire, ma com'era questo viaggio, come è iniziato, lui come ha esordito, mi piacciono gli esordi. Beh, questo te lo può raccontare bene Marigina, allora, perché io sono arrivato cammin facendo. La domanda, diciamo così, è rivolta a tutti e due, ovviamente. Sì, diciamo che... il dono più grande che noi abbiamo ricevuto è la vita, no? Sì. E questa vita, diciamo che il Signore si è fatto bambino e ci ha fatto un dono immenso. Quindi abbiamo pensato alla vita in questo modo, nel modo più divino, più splendido possibile, attraverso la natività nell'arte, cioè l'arte. I più grandi artisti di tutti i tempi hanno espresso la natività nell'arte ed è bellissimo, da Giotto a tutti gli altri, no? Sì. Raffaello mi sembra che ci sia pure, sì, Giotto, certo. Raffaello, poi ci sono anche artisti più, come dire, vicini a noi nel sì. tempo. Ognuno con la sua sensibilità, con il suo tratto caratteristico. Poi Marigina, era bello il fatto che il nostro amico Giovan Battista Benedicenti di ogni quadro raccontava degli aneddoti, delle cose, e soprattutto ci ha fatto immergere in quello che è il significato,
in tutto ciò che è di simbolico c'è nell'arte, che appunto ci fa da guida, insomma, ci accende una luce. Quindi è vero. Ha saputo anche spiegare come l'arte si esprime. Sì, ha saputo spiegare come il tema della luce, no? La luce come fuoco che illumina il mondo. E infatti nelle varie immagini troviamo il bambino Gesù illuminato, no? Che è luce del mondo, è un miracolo di gioia e di luce, no? Ma anche la figura di Giuseppe, che è una figura un po' trascurata, che tiene accesa la candela della famiglia. E quindi ecco il piccolo bambino Gesù, se ci facciamo piccoli riusciamo a capire il senso della vita sempre di più. E sono tanti piccoli particolari che diventano, come dire, luce, grande comprensione, luce che permette la nostra comprensione, la comprensione della vita, del senso della vita, no? E una natura che si ferma quando nasce Gesù, perché è una natura che si rinnova per il cristiano. E quindi qualcosa di meraviglioso è stata la spiegazione del professor Benedicenti, qualcosa veramente che ci ha fatto scordare anche la cena di mangiare. Oddio, io non me ne sono dimenticato sinceramente, però comunque tanto è stato coinvolgente, no, che io avrei voluto che continuasse a lungo. Assolutamente, anch'io. Veramente Gesù, pietra viva su cui viene innalzata la bellezza. Capisco della vita, che no? Senso lo dici. Sì. Nell'immagine del correggio, Gesù su una pietra, no? Che diventa fondamento, base e fondamento della vita. Anche l'immagine della natività del correggio è stata bellissima. Poi il sorriso della Vergine, il sorriso della santità, no? Si dice che il sorriso è espressione di amore e di santità anche per noi esseri poveri esseri umani. Quindi la forza della luce, e la conclusione è stata una conclusione magistrale da parte poetica, direi, semplice ma grande. Dice che lui ha concluso, il professor Benedicenti, che tutte le parole sono vane di fronte al mistero della vita. Sì. Beh, cioè, ha ragione, e forse solo l'arte riesce a coglierlo, l'arte pittorica probabilmente. Sì, c'era un'opera proprio che sottolineava questo aspetto del silenzio contemplativo. C'era questa Madonna che tiene in braccio il bimbo dormiente, un'altra donna che si avvicina a lei e che anche lei è in silenzio, sembra contemplare, insomma, quel bimbo. E quindi in effetti sì, di fronte al mistero della vita, al dono grande della vita, non possiamo che contemplare in silenzio e dire: che cosa meravigliosa che hai fatto. Forse solo l'arte figurativa riesce ad esprimere un concetto. È vero, Marigina, sì. Ci siamo fermati tutti quanti in quel momento. Infatti mi è rimasto impresso quell'immagine di Giotto che lui ha lasciato a lungo sullo schermo, in cui c'è la Madonna, in basso il bambino e poi un'altra donna in adorazione, e queste tre figure formano un cuore. E il relatore ci ha spiegato che il cuore pulsante che pulsa per tutta l'umanità. Sì. Ecco, l'accoglienza della vita deve essere per tutti noi un cuore pulsante, no? Tutti noi dobbiamo avere questa attenzione, questa grande attenzione per la vita, e dobbiamo infatti amarla, sostenerla, dobbiamo difenderla, perché è l'espressione dell'amore di Dio per l'uomo. Noi non siamo altro che studenti. Allora, io direi di fare una cosa musicale. Visto che anche Papa Francesco ci invita sempre a contemplare anche il presepe eccetera, ci fermiamo pure noi accompagnati dalle note musicali. E poi dopo torneremo per, come dire, aprire il ventaglio un po' e parlare del Movimento per la Vita.
Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Torniamo in onda qui sugli 87.6 MHz di Radio Speranza. Questo era il grande Michael Bublé con la sua versione di White Christmas. Insomma, veramente, quando canta lui ti mette allegria, sì, vero? Sì, sì, assolutamente, molto swingato. Assolutamente sì. Stavamo dicendo con Marigina Pratanocchi, insomma, che adesso in questi ultimissimi 2-3 minuti proprio di trasmissione, insomma, apriamo un ventaglio, quello del Movimento per la Vita, cioè un ventaglio dove circola sempre aria, vero Marigina? Sì, sicuramente. Perché abbiamo presentato un po' di attività, di alcune di queste lo preannuncio, parleremo nelle prossime settimane anche in questa trasmissione, alcune novità che insomma riguardano la presenza del CAB sul territorio e nelle chiese, ma non diciamo di più per ora. Però insomma, durante l'anno il Movimento per la Vita ne fa tante, vero Marigina? Sì, cerchiamo di promuovere una cultura della vita in tanti tanti modi, con eventi, con corsi nelle scuole, convegni sui temi della vita e tanto altro. Eh sì, a proposito di concorso delle scuole, la responsabile regionale del concorso nelle scuole è la moglie di quel Giovanni Benedicenti che abbiamo nominato prima, cioè la nostra mitica Elena Prizzi, che tra l'altro gli ascoltatori di Radio Speranza conoscono perché è una nostra voce amatissima. Insomma, salutiamo la Elena. La salutiamo con affetto, vero Marigina? Un saluto ad Elena. Sì. E alle sue bimbe, alle loro bimbe. Vorrei aggiungere che questo evento, organizzato con l'aiuto anche di Elena, praticamente abbiamo voluto raccogliere dei fondi a favore del Centro di Aiuto alla Vita di Pescara, sia grazie alla cena, grazie anche alla lotteria che ci ha impegnato tantissimo, a me e ad Elena. Sì, e abbiamo raccolto ben 520 euro che doneremo presto al Movimento per la Vita di Pescara per l'acquisto di pannolini, latte e tutto il resto. E quindi il CAB di Pescara potrà fare questi acquisti grazie alla generosità di persone che hanno deciso di appunto contribuire con un semplice gesto, insomma. Sì, sì, sì. E quest'anno c'è stata una... È stato un particolare momento di generosità. Quello della cena è stato un momento particolare. Io sono veramente ancora commossa. Tante persone che hanno voluto partecipare, che hanno chiesto di partecipare fino all'ultimo momento. E tante persone
che hanno partecipato anche alla lotteria veramente con il cuore. È stato, ci siamo tanti, come? È stato commovente e divertente insieme, possiamo e dire. E anche divertente, poi l'allegria dei bambini di fronte al banchetto dei regali, per aiutarci a addestrare i numeri, a portare i regali ai vincitori. È stato molto bello vedere l'allegria, la confusione che hanno creato i bambini, è stato bellissimo. Veramente, Regina, stupendo. Poi purtroppo siamo arrivati in chiusura, proprio in 10 secondi, 10, però un augurio ai nostri ascoltatori, te lo chiediamo. Ecco, l'augurio più grande è la pace, ma la pace nei nostri cuori, e prima si parte dalla pace nei nostri cuori, e diciamo che difendere la vita porta pace. Pace e serenità a tutti. Porta pace quindi al mondo intero. La vita è la base della nostra società e del vivere. Accogliamola, quindi sosteniamola, difendiamola, perché l'amore è dell'espressione di Dio per l'uomo, e quindi la nostra diventi un'attesa carica di passione anche per la vita. E ci lasciamo con questo splendido augurio. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Esatto, finché c'è vita c'è speranza. Speranza. Auguri a tutti. Ciao. Auguri.